Presidente, lei va ad Atene a incontrare Andonis Samaras, le elezioni tedesche sono fra un mese e mezzo e in Grecia si parla molto di un'alleanza di paesi mediterranei per poter uscire dalla crisi. Lei porta una parola di speranza? Io porto in Grecia soprattutto l'idea che l'Europa debba essere speranza. Se l'Europa è vista come disperazione, non abbiamo nessuna soluzione per il futuro. E quindi abbiamo l'anno prossimo, 2014, una grandissima occasione e sarò ad Atene proprio per lavorare su questa occasione. L'occasione è che nella prima metà del 2014 la Grecia presiderà l'Unione Europea, nella seconda metà del 2014 sarà l'Italia a presiedere l'Unione Europea. Abbiamo una grande occasione per far sì che il 2014 sia un anno di svolta per un'Europa diversa, un'Europa migliore, un'Europa che guarda più al futuro, più centrata sul tema del lavoro e naturalmente un'Europa che veda il Mediterraneo come il centro. Un suo predecessore, alcuni politici italiani dicevano fino a poco tempo fa non diventeremo come la Grecia. Ecco, questo stadio è passato e lei porta, immagino, un altro messaggio. Ma il messaggio è quello che dobbiamo lavorare insieme, è quello soprattutto che dobbiamo considerare l'Europa come la nostra grande opportunità. La possiamo cambiare l'Europa insieme. L'Europa può essere l'occasione, la grande occasione, lo si è dimostrato all'ultimo Consiglio europeo quando si sono decise importantissime misure a fine giugno a favore del lavoro per i giovani. È un'Europa che guarda ai problemi della parte più debole delle nostre popolazioni, quindi è un'Europa sì che può dare segnali di speranza. Questo non vuol dire che l'Europa debba tollerare comportamenti non virtuosi. Siamo tutti nella stessa moneta, dobbiamo tutti garantirci a vicenda che nessuno fa il furbo e questo è il tema principale della costruzione di regole che siano regole che consentano ognuno di fidarsi l'un dell'altro, ma soprattutto di guardare al futuro con maggiore fiducia. Il suo rapporto con Andonis Samaras, sinora immagino l'abbia incontrato? È stato un rapporto che adesso è molto costruttivo, abbiamo insieme affrontato la questione dell'energia, per esempio, attraverso questa alleanza Grecia-Italia sul Transadriatic Pipeline. Andrò a Baku in Azerbaigian, che è l'altro punto terminale del grande gasdotto che porterà l'energia dal Mar Caspio fino al Mar Adriatico. Credo che sia un fatto straordinario, anche su questo abbiamo lavorato molto bene insieme. L'anno prossimo saremo insieme i presidenti dell'Unione Europea, quindi a maggior ragione questa buona intesa deve continuare. Due domande molto veloci. In Grecia si parla molto della tenuta della coesione sociale, leggo anche in Italia di paure riguardo all'autunno. L'opposizione di sinistra in Grecia, Syriza, dice non possiamo tollerare altri tagli. Ecco, lei si è fatto, immagino, un'idea sulla situazione economica. Si può vedere la fine del tunnel senza dover avere un'emergenza sociale? La Grecia ha fatto passi avanti molto importanti nei mesi scorsi ed è interesse di tutti, è interesse nostro, è interesse di tutta Europa che i passi avanti della Grecia siano passi avanti definitivi, con il punto di non ritorno passato rispetto all'uscita dalla crisi. Quindi guardiamo tutti con grande attenzione e io sarò ad Atene proprio con questo spirito, proprio perché non vogliamo un autunno caldo, un autunno di tensioni, vogliamo anzi un autunno di riconciliazione con pubbliche opinioni, lavoratori, giovani esasperati per gli anni che hanno vissuto e dobbiamo lavorare tutti per un autunno di riconciliazione. Un'ultima cosa che a lei è molto cara come tema, lei continua a dire che c'è il rischio che nelle prossime elezioni europee, se non succede questo, la riconciliazione, ci possa essere un Parlamento europeo di destra, di estrema destra, di forze anti-europeiste. In Grecia c'è Alba Dorata, qual è la sua posizione e come cercare di fare in modo che questo non avvenga? Il prossimo Parlamento europeo verrà eletto in un clima che può essere o un clima di riconciliazione o un clima di grande tensione. Se verrà eletto in un clima di riconciliazione verranno premiate le forze politiche che guardano all'Europa in positivo, che la vogliono cambiare ma in positivo. Viceversa, se saremo in un clima di tensione, il Parlamento europeo vedrà premiate le forze politiche più anti-europee, più euroscettiche. Credo che sarebbe un fatto molto negativo, dobbiamo saperlo per tempo, ecco perché c'è bisogno di agire, i prossimi mesi sono quelli importanti e l'autunno deve essere un autunno di riconciliazione. Grazie. Bene.